Fuori del Sinai, quindi ci racconterà, quindi lo invito da lì, ho detto guarda, dici chi siete, sono a Cagliari loro, sì. Ciao Rita, avvicinati al microfono, sì. O prendo la propria in mano, se vuoi, così, ecco, lei, sì, il gelato, faccio sì. Buonasera a tutti, buonasera, io vengo da Cagliari, grazie a Mario, posso parlare del nostro gruppo voluto, gruppo fortemente voluto da Cornelia Torres. Tutto è cominciato nel novembre 2010 quando Don José Zerai, un sacerdote di Treo e presidente dell'associazione per la giustizia Brescia, lanciò l'allarme. 250 persone provenienti dal Corno d'Africa, soprattutto dall'Eritrea, in totale stato di schiavitù e simili. Per la loro liberazione viene chiesto un riscatto ai familiari. Allora si parlava di circa $5.000, oggi arriviamo a volte anche a 60.000. Il riscatto viene chiesto, purtroppo, telefonicamente ai familiari, mentre i loro congiunti sono sotto tortura, o mentre violentano le loro figlie e le loro mogli. Se la famiglia non può pagare, spesso vengono uccisi oppure sottomessi a espianto di organi che poi vengono immessi nel mercato nero degli organi. Il nostro gruppo è nato per far conoscere questa tragedia. Per sostenere la causa abbiamo partecipato a una fiaccolata a Roma. Abbiamo fatto lo sciopero della fame. Continuamente inviamo lettere ai potenti del mondo affinché questa immensa tragedia non venga dimenticata. Ora anche voi sapete, siete parte integrante della storia e quindi dovete divulgare. Nelle ultime settimane si è parlato molto del Sinai, dei conflitti interni tra il governo egiziano e la popolazione residente nel Sinai, specie nel nord, al confine con Israele. Ma nessun giornalista della stampa nazionale o internazionale ha mai parlato dei prigionieri nel Sinai. Sappiamo che nelle mani di questi criminali ci sono ancora circa 500 persone. Scappano dai loro paesi d'origine perché perseguitati. Sognano una nuova vita, la libertà. Sogno che spesso devono pagare con la vita. Purtroppo ci sono molti bambini prigionieri. Questi giorni abbiamo saputo ci sono 4 bambini e chiedono che si altrimenti verranno uccisi. Vi ringrazio per averci ascoltato. Noi, insieme a Don Zerai, siamo la loro voce. Aiutateci affinché il loro urlo disperato venga ascoltato dal mondo, che per ora fa finta di nulla e si gira dall'altra parte. Buona serata a tutti voi e un grazie immenso al nostro caro amico Mario Salis, che io comunque continuerò a chiamare fontanino del cielo. Padre, madre, stelle del mio cuore, il cielo mi sta chiamando, devo proprio andare. Padre, madre, datemi la benedizione, che la mia strada è lunga, lunga, lunga da attraversare. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi tornare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi ballare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore. Partito, mai partito, andato, ma mai andato. Lui andò verso il nord,
disperato. Sul cammino incontrò spine, molte rose nel deserto, molta sabbia, molto vento, molto di tutto, ma poco di tanto. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi ballare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi tornare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore. La strada si fece scura in una notte chiara, si vide bene la mano di chi lo ferì nella schiena, lo lasciarono nella steppa con una foto colore seppia, gli rubarono tutto il futuro e morì solo senza fretta. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi tornare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi ballare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore. Porterò con me la nostra terra, il vostro cuore, il nostro sole, il nostro pane, la vostra voglia di vedermi tornare. Porterò con me la vostra voglia di vedermi ballare, la vostra danza, il vostro amore, la nostra voglia di un giorno migliore.